Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova avventura. Qua siamo a Dersiero e l'intenzione è quella di arrivare a Serrada passando per Tonezza e Passacuoi. Vedremo panorami bellissimi e zone con parecchi riferimenti al Primo Guerra Mondiale. Anche un trail unico per il suo contesto storico, dove avremo modo di ammirare una delle trincee più belle mai viste. Torneremo indietro passando per il Monte Maggio, che ci regalerà una panoramica a 360 gradi e un tramonto mozzafiato. E qua abbiamo iniziato i tornanti. La prima parte ci porta su alla contrada Tartuga. Ok, qua ci colliamo alla strada. Zona di gradini. Vai! Sì! Anche ruscellino. Vai bastarda. Tutto il nome è un programma. Però acqua ce n'è qua. Acqua non manca. 17%. E qua ormai siamo collegati al Monte Toraro. Mai gazzolle. Ok, qua si svolta a sinistra, stavolta si cambia per Maiga Toraro. Qua il giro comincia a farsi croccante. Tonezza, prima eravamo là. Meraviglia, eh? La nostra idea è quella di arrivare in cima là, scendere a Serrada, ritornare su, fare Monte Maggio, arrivare fino al passo della Borcoletta, passo Colombo e scendere giù se siamo ancora vivi. Dall'altra parte del mondo proprio. Dall'altra parte. Piccola discesa. Budget buono in tutto il suo ex splendore. E qua si accompagna. Mi si passa la voglia. Dai, no. Tutti stili, ma lei tutto si è bloccato a nuovo. Ecco, va, è forte. Completamente distrutto. Però qua, sentiero. Foro del lupo, 1:40. Serrada. Serrada. Ma
Eccolo qua. Pendente. Eccoli qua i nostri eroi. Per fortuna che non cattiamo gente qua. Sì, per fortuna a quest'ora ormai il grosso è passato. Wow, mamma mia, wow. Era protetti qua, sì, eh. Sì, sì, doveva essere proprio un colpo diretto che arrivava per mortaio, ma sì, sì, è meraviglioso. Ma guarda quella roccia lì come è fatta, tagliata a fitta proprio. Ha fatto sì, passare sì, in mezzo, sì, sì, incredibile. Wow. Vai Massimo! Vai che mai ce l'hai fatta! Oh, tocca a voi. Postazione. Controllava tutta la vallata. E qua si continua. Eccola. Viva l'Orbea! Beh, ma sì, beh, esatto, esatto, così te veda Dio. Mamma che lunga! Senti che arrivo su, mettiamo da sotto. Ecco Ricci, che esce dal baratro. Ma sta piovendo. Il famoso portage. Spallage. Osservate la faccia sconvolta. Provata. Provata. Wow. Spento. Porca miseria. Non dai colpo per fare. Porca miseria. Si è piantato dritto. Thank you.
Il passo della Borcola è dietro quella montagnita là. E questa è la vallata che porta giù il Rovereto. Il giro più epico mai fatto. Spettacolo. Se torno vivo. Porca. Wow. Gruppo del Presubio, noi dobbiamo andare là e abbiamo continuato ad allontanarci. Mamma mia. Guarda che dipinti spettacolari. Ma che bello. Siamo fine salita, siamo finiti. Una salitina soft soft. Questa è la baita tonda. Ecco il nostro eroe. Ragazzi, la condizione. Si sta da via. Vai Massimo che ci posto anche per te qua da qualche parte. Forza Ricci che ci attende ancora tanta strada. Il sole guarda, si abbassa l'orizzonte. Tra poco vediamo il tramonto. Monte Maggio, stiamo avvicinando. Ragazzi, ormai stiamo andando avanti per inerzia. Stiamo buttando giù tutto quello che ci rimane. Sì, tra gel, barrette, Gatorade e compagnia bella, ormai ci siamo imbuttiti. E questo è l'SDP, il Sentiero della Pace, che ci sta accompagnando verso Monte Maggio. È forza della disperazione questa, ragazzi. No, 2.9.71, scusa. 3.000 ormai. 2.9.71. Sembrava impossibile. Ce l'abbiamo fatta. Ma che meraviglia. Prima eravamo in fondo là. Esatto, sulla valle. Porca miseria. A Serrada. E siamo partiti da in fondo là. E siamo partiti da Arsiero, che è giù là. Porca miseria. Dobbiamo andare là. E dobbiamo andare. Là così, dopo giù di là. Dopo quella valle che c'è dietro lì. Si scende perché abbiamo ancora un'ora di luce. Qua adesso ci attende un single track tutto esposto. Thank you.
chilometro, l'ho fatto fatico, tanto si trova il camoscio davanti. Guarda che passaggio! Passo Borcoletta. Che posto. Tutti i luoghi di guerra. Dimmi che siamo a Passo Colombo. Altra fortificazione. Wow! Io che andiamo solo, ragazzi, per il mio sì, sì, via, via. Via, via. Via, via. Via il buio. Dai, dai, che sto discesa. Dai, che sto discesa. Volto via. Siamo ancora qua in mezzo al bosco. Bucati dal bosco. Raggiunto anche Arsiero. Tornati alla base. Porca miseria. 18% di batteria, come sa. Però. 18%. Ah. Vediamo qua la mia batteria. Ho ancora due tacche. Oh, assurdo. E senza extender. Batteria 360. Non mica extender dentro il sottilaio. Batteria nucleare. Concludendo posso dire che è il giro più epico mai fatto. In tutto sono 80 km e 3200 metri di dislivello. È un vero tour de force questo. In un giorno solo è stata una corsa contro il tempo. Consiglio vivamente di farlo in due giorni, magari di soggiornare a Serrada, perché c'è una marea di panorami e dettagli su cui soffermarsi ad ammirare. Ti ringrazio per l'attenzione che hai prestato. Se il video ti è piaciuto, clicca su un pollice in su. Io ti saluto e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!